le intrepide figlie di Eva. Storie di donne della Bibbia. Un programma di Lia Rocco. Bentornati, siamo al secondo appuntamento con le donne della Bibbia. Oggi ascolteremo la storia di Giuditta, la fascinante ricca vedova che libera il suo popolo dalle sofferenze e dalla morte con un gesto ardimentoso ed efferato. Con Giuditta, il cui racconto non è una vicenda storica, siamo all'epoca dei Maccabei, nel secondo secolo avanti Cristo. Il potente re Nabucodonosor, che regna nella città di Ninive, ha deciso di conquistare le regioni che si trovano ad occidente del suo regno. Egli manda quindi il generale Oloferne alla testa di un potente esercito a combattere contro queste nazioni. Tra i popoli che Oloferne deve sottomettere ci sono anche gli ebrei, da poco ritornati a vivere a Gerusalemme e nella Giudea. L'attacco di Oloferne contro gli ebrei comincia con l'assedio di Betulia, una città che si trova lungo la strada per Gerusalemme. A causa dell'assedio, gli abitanti di Betulia sono in grande difficoltà. Molti, soprattutto tra i più poveri, cominciano a morire di fame. A Betulia abita Giuditta, una giovane vedova ricca e bella. Aveva perduto il marito Manasse per un colpo di sole. Manasse aveva lasciato la giovane moglie ricca, molto ricca: oro, argento, schiavi e schiave, armenti e terreni. Molti l'avrebbero sposata più che volentieri. Ma Giuditta non ci pensava nemmeno. Dopo la morte del marito si era fatta preparare una tenda sul terrazzo della sua casa e lì passava le sue giornate pregando e digiunando. Aveva fede in Dio. Ma ritorniamo alla guerra. L'esercito di Oloferne è sterminato, ben attrezzato, pronto ad usare la forza e la crudeltà senza nessuna pietà per i nemici. Gli israeliti lo sanno bene e sanno anche che contro quel potentissimo e crudele nemico non hanno alcuna speranza. Infatti, sono già accerchiati. La città di Betulia è allo stremo, non più acqua, non più viveri. I fanciulli si accasciano per la fame, le donne e i giovani muoiono per la sete. Nelle strade i cadaveri si moltiplicavano. Allora tutto il popolo si raduna attorno ad Ozia e a tutti i capi della città, chiedendo loro di contrattare la resa perché... È meglio diventare preda dei nemici. Saremo sì loro schiavi, ma ci resterà la vita e non vedremo con i nostri occhi la morte dei nostri bambini e delle nostre donne. Ozia, l'anziano più autorevole, dice loro: coraggio, fratelli, coraggio. Resistiamo ancora 5 giorni. Durante i quali il Signore, nostro Dio, ci userà di nuovo misericordia. Non è possibile che Egli ci abbandoni. Se passati questi 5 giorni non ci giungerà alcun aiuto, farò come avete chiesto. Giuditta viene a conoscenza di questi fatti. Viene a conoscenza delle esasperate parole che il popolo aveva rivolto ai capi.
viene a conoscenza della risposta di Ozia e progetta un piano ardito da vera guerrigliera. Chiama quindi Ozia e i capi della città e dice loro risolutamente: ascoltatemi, o capi di Betulia, non è stato opportuno il discorso che avete fatto oggi davanti al popolo, tradendo le promesse che avete fatto al nostro Dio, impegnandovi a consegnare la città ai nemici. Chi siete voi che avete tentato Dio in mezzo ai figli degli uomini? Certo, volete mettere alla prova il Signore Onnipotente. Dio non è come un uomo cui si possano fare minacce, perché Dio ha il potere di difenderci, ma anche di distruggerci sotto gli occhi dei nostri nemici. Perciò attendiamo con fiducia la salvezza che viene da Lui, invochiamolo in nostro aiuto, ed Egli esaudirà il nostro grido, se a Lui piacerà. E alle obiezioni di Ozia, che si immedesima nelle terribili sofferenze del popolo stremato dall'assedio, Giuditta così risponde: ascoltatemi, voglio compiere un'azione che passerà di generazione in generazione ai figli del nostro popolo. Voi starete di guardia questa notte alle porte della città. Io uscirò con la mia ancella, ed entro quei giorni dopo i quali avete deciso di consegnare la città ai nostri nemici, il Signore, per mano mia, porterà aiuto ad Israele. Voi, però, non dovete indagare sul mio piano. Ozia e i capi le danno piena fiducia e la invitano ad agire. Prima di dare avvio al suo piano, Giuditta invoca Dio. Fai cadere la tua ira sulle loro teste. Dai alla mia mano di vedova la forza di compiere ciò che ho progettato. Tu sei il Dio degli umili, sei il soccorritore dei piccoli, il difensore dei deboli, il protettore dei derelitti, il salvatore dei disperati. Finita la preghiera, Giuditta si prepara, si spoglia delle sue vesti di vedova, si lava, si unge con un denso profumo, si pettina i lunghi e rigogliosi capelli, si cinge il capo con uno splendido diadema. Quindi indossa i suoi vestiti più belli, si adorna di collane, braccialetti, anelli, orecchini e di ogni altro gioiello che possa renderla più affascinante agli occhi degli uomini. Così acconciata, parte in compagnia della sua ancella. Ogni uomo, al suo passare, si arresta incantato. Si presenta al campo nemico, chiede di essere condotta al cospetto di Oloferne, dicendo che non vuole più avere a che fare con quei codardi dei suoi concittadini, vuole chiedere la protezione di Oloferne, dargli informazioni preziose per la definitiva presa della città. Naturalmente le sentinelle la accompagnano subito nella tenda del loro generale, che appena la vede rimane incantato, affascinato, colpito dalla splendida bellezza di quella donna. Oloferne fa tutto quello che Giuditta gli chiede e, nella speranza di sedurla, organizza un sontuoso banchetto, invitando Giuditta a partecipare. Giuditta si fa ancora più bella. Va da Oloferne, siede accanto a lui e fa mostra di tutta la sua grazia e intelligenza. Oloferne è deliziato. Beve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva bevuto mai in tutta la sua vita. Il banchetto finisce.
Oloferne si ritira nella sua tenda con Giuditta. Sono soli. Giuditta ordina alla sua ancella di aspettarla fuori dalla tenda. Oloferne, buttato sul letto, dorme. Giuditta prega a Dio di guardarla e proteggerla. Quindi si avvicina alla colonna del letto, prende la scimitarra del generale, afferra la testa di lui per la chioma e con tutta la forza di cui è capace lo colpisce due volte al collo, staccandogli la testa. Quindi esce dalla tenda, consegna la testa alla sua ancella e, indisturbata, esce dall'accampamento. Ritorna in città, convoca gli anziani e il popolo. È tirata fuori la testa di Oloferne, dice loro: ecco la testa di Oloferne, generale dell'esercito assiro. Il Signore lo ha colpito per mano di una donna. Viva il Signore che mi ha protetto nella mia impresa, perché il mio volto ha sedotto Oloferne per la sua rovina, senza che egli abbia potuto commettere peccato con me, a mia contaminazione e disonore. Giuditta, una donna, aveva vinto ed era stata il mezzo per la salvezza degli ebrei, lo strumento della grandezza di Dio. E Giuditta disse: inneggiate a Dio con timpani, cantate al Signore con cembali, esaltate e invocate il suo nome. Sì, il Signore è il Dio che stronca le guerre. Venne Assur, venne con le miriadi del suo esercito. Il Signore onnipotente lo ha giocato per mano di una donna. Non sono stati giovani guerrieri ad abbatterlo, né potenti giganti ad affrontarlo, ma Giuditta lo ha fiaccato con l'avvenenza del volto e la sua bellezza gli ha incatenato il cuore, mentre la scimitarra gli ha trapassato il collo. Giuditta, tornata nella città, non si esalta del suo gesto, ritorna a rivestire i suoi panni di vedova, ritorna a rifiutare di risposarsi, ritorna ad essere punto di riferimento per i poveri e gli ultimi, donando le sue ricchezze, liberando i suoi schiavi. Raggiunge l'età di 105 anni, muore nella sua città, viene seppellita nella tomba di famiglia, accanto al marito. E la terra di Israele la piange per 7 giorni. Come Ruth, Giuditta agisce senza una voce, senza un angelo, senza un'imbeccata di profezia. Agisce perché ha fede nel suo Dio. Agisce perché donna di speranza. Agisce perché ama il suo popolo. E dal profondo dei secoli, a noi, donne contemporanee, ci dice che se diamo uno sguardo ai bambini affamati, agli offesi della terra, alle sorelle e ai fratelli derelitti, con la convinzione che da noi dipende la loro vita, dovremmo cominciare a capire quanto sia necessario progettare insieme il modo di vincere chi annienta i deboli. Un bel compito per noi donne del terzo millennio.
Avete ascoltato Le intrepide figlie di Eva, storie di donne della Bibbia, un programma di Lia Rocco, con la collaborazione tecnica di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo. Le musiche sono tratte da Klezmer Israel, The Mixer for Your Mind e Oriental Express di Eddie McGilvery.